Bentornati sul canale dell'editrice Quillan. Oggi siamo con Francesco Raffaelli, fotografo, autore. Avrete avuto modo di conoscerlo magari in qualche nostro precedente video fatto con la banda nello studio di Guido, forse qualcuno si ricorderà. E Francesco è un fotografo, fotografa dal paesaggio ai ritratti, ma secondo me quando fa ritratti dal meglio di sé. E si dimostra un attore, secondo me, di primissimo piano. Oggi non parleremo dei suoi ritratti, siamo qui per presentare in realtà un film che Francesco ha fatto tanti anni fa, riprendendo Stephen Shore mentre lavorava e faceva le fotografie. Quindi, siccome questo video, questo filmato lo pubblicheremo dopodomani, volevamo semplicemente introdurre brevemente questo film per dare una chiave di lettura, visto che è un film anche senza audio o semplicemente con il sonoro ambientale. E quindi, Francesco, ecco, per iniziare volevo semplicemente chiederti in che contesto hai fatto questo film, se può essere definito appunto un film piuttosto che un documentario. Ecco, raccontaci un po' di questa cosa che hai fatto anni fa. Innanzitutto, iniziamo col dire che periodo era. Ciao Roberto, innanzitutto. Prima mi fa piacere essere invitato a far parte di una banda. Comunque, quando nel giugno del 92, mi sembra, Defensor viene di confine e farà il lavoro sullo Zara. Quando viene fatto questo incarico qui, capita e Guido mi dice: "Dai, vieni anche te." Allora, in quel periodo avevo tra le mani questa videocamera della scuola, molto vecchia, pesante qua e là. E così non sapevo che avrei fatto qualcosa. Insomma, capita che siamo insieme, Guido carica Stephen nella sua Citroen e io con loro e arriviamo sul fiume. In pratica, cosa succede? Allora, il luogo dove noi arriviamo, allora, questo qui è il volumetto pubblicato di Stephen Shaw. Okay? Il luogo dove noi arriviamo è sul fiume ed è questo qua. Okay? Quindi nell'immagine che voi vedete a sinistra è il punto più o meno nel quale dove io faccio questo breve filmato. E in pratica Stephen cosa fa? Delle cose semplicissime. Quello che mi interessava era vedere come operava, minuto dopo minuto. Non c'era altro. Il video è fatto, come avevi accennato tu prima, solo con l'audio d'ambiente, non ci sono commenti altro. Mi interessa vedere come si muove fisicamente un fotografo mentre lavora. Tutto qua. Poi dopo Stephen chiude il suo cavalletto, sale in macchina, tornano in una piazzetta dove c'è un bar, ok? E io dovrei anche avere qui, adesso lo faccio vedere, ecco, questa qui è una piazzetta di Luzzara e c'è un angolo dove c'è un bar. In questo bar Guido e Stephen dialogano un attimo e qui si conclude il filmato. Sinteticamente è questo il lavoro che io presento. Bene, ma fai una lunga ripresa, no? Fondamentalmente a una persona, a qualcuno che sta facendo delle fotografie. Originariamente il cinema veniva definito fotografia in movimento e quindi ecco, questo ci dà anche l'occasione per poter parlare un attimo della differenza che c'è tra il cinema e la fotografia, per esempio. Non sta a me fare questo tipo di distinzione, però quello che io ti posso dire è che mi è rimasto davvero molto impresso l'uomo con la macchina da presa di Zieg-Avertov, dove c'è già un'idea di ripresa rispetto a quello che si guarda. E nello stesso tempo mi viene in mente, mi sembra, non vorrei sbagliare, ma mi sembra Ermanno Olmi. Tra i compiti che lui dava ai suoi studenti di cinema, gli dava una pista di, non so, quanto durasse, 10 minuti, un quarto d'ora.
un breve filmato. La cosa fondamentale era mettersi nel punto di ripresa e filmare in campo fisso. Come in campo fisso, Andy Warhol faceva il film Empire, che tu magari conosci già. Sì, Ecco, sì, ma questo. anche le riprese dell'amico che dormiva, no? Flip e così via. In pratica, la cosa importante per me era stare lì e guardare, osservare. Cioè, la videocamera in pratica era il mio occhio presente che stava fermo lì e guardava. Osservava lui, filmava, non c'è niente di particolare nel montaggio. Per cui mi dà l'idea, secondo me, di qualsiasi persona che guarda, ha la possibilità di stare accanto a Stephen. E credo che sia quanto mai raro che lui conceda di farsi riprendere così da vicino per tanto tempo, senza sapere un perché. Questo è tutto qua. Va bene, prima hai citato Warhol, ma mi viene in mente facendo un paragone tra fotografia e cinema, non so se lo conosci, quell'esperimento del 1962 che fece Chris Marker, che era un autore francese, anche se aveva questo pseudonimo anglosassonizzato, diciamo così, e che fece un esperimento, un cortometraggio che si intitolava La Cité, che era un film fatto di fotografie, nel senso che lui non faceva altro che inquadrare delle fotografie in sequenza con una voce narrante fuori campo, zoomando sulle fotografie, mettendo un po' l'effetto di solvenza, che era poi una sorta di PowerPoint ante litteram, no? E fu un film particolare. Lui era oltretutto un amico di William Klein, no? Quindi il film parla di un viaggio nel tempo, quindi oltre al tema del fotografico, no? Della fotografia originariamente anche lì veniva definita lo specchio della memoria. Quindi oltre al tema che in qualche maniera può riallacciarsi alla fotografia, c'è proprio questa, come dire, anche a livello iconografico, il film un po' rimanda a William Klein a New York. William Klein, tra l'altro, era amico di Chris Marker, quindi c'era anche questa diciamo, sorta di sodalizio, avevano collaborato su alcune cose. E la foto finale che conclude questo film, siccome lui alla fine muore, è come dire una citazione del miliziano. Quindi la fotografia in qualche maniera, oltre che essere diciamo proprio la spina dorsale del film, torna anche a livello iconografico. Ma proprio, se torniamo al cinema più canonico, ripenso anche a Eyes Wide Shut, quando per esempio le modelle rimandano un po' a Newton, no? All'iconografia di Newton, piuttosto che nella classica scena con le gemelle di Shining, no? Dove vediamo anche lì una riproposta dell'iconografia dell'Arbus. E tu nel tuo filmato ti sei ispirato un po' alle tue fotografie, a quelle di Shore, oppure è un approccio, diciamo, come dire, più diretto, più documentaristico? Ma secondo me è sicuramente un approccio più documentaristico, senza dire al settore. Ma riguardandolo alla distanza, però, quello che a me ha colpito è che non pensavo di aver fatto un lavoro che dal punto di vista temporale aveva la possibilità di questo sguardo lento. Tra l'altro, non da tanto tempo, io ho scoperto, siccome parlavo di cinema, ho scoperto Bellatar. Questo regista che fa pochissimi film, perché quello che aveva da dire lo dice con poco, e nel film Satan Tango, che dura 7 ore e un quarto, parte con una sequenza, con una carrellata che dura quasi un quarto d'ora, dove si vedono delle mucche che escono e poi si incamminano lungo la strada, parte il carrello, e c'è tutto questo sguardo. È come un passaggio fotografico continuo, come se lui involontariamente avesse montato già tutti questi frame all'interno di un piano sequenziale. Questa possibilità, tra l'altro, io l'ho utilizzata ultimamente facendo un lavoro per il SIFFEST, era un progetto europeo, nel quale io ho documentato un quartiere. E davvero l'approccio iniziale è stato di tipo cinematografico, cioè io ho abbassato il finestrino della mia auto, andavo nei giorni feriali quando non c'era traffico,
E poi mettevo la macchina in prima al minimo e guardavo fuori dal finestrino. In questo sguardo cinematografico ho trovato tutta una serie di passaggi fotografici dal mio punto di vista fondamentali. Abbiamo brevemente presentato il film che manderemo, che caricheremo sul canale tra un paio di giorni e poi avrete modo di vederlo se avete voglia e magari lasciate qualche commento, eccetera. Già che siamo con Francesco, aggiungo solamente che con lui faremo il prossimo numero della collana 20x24. Lui sarà, diciamo, l'autore che proporremo su questa collana di fascicoli tirati in soli 60 copie che hanno anche un piccolo multiplo d'artista all'interno. Non anticipiamo niente sul lavoro, se no togliamo la sorpresa. Diciamo solo che sarà un lavoro sul ritratto e poi insomma avremo modo di presentarlo con più calma fra un paio di settimane quando sarà pronto. E non so, beh, se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco, ma mi interesserebbe a questo punto, già che ci siamo, in conclusione, sapere cosa ne pensi di questa collana, di questi nuovi fascicoli che stiamo facendo da un po' di tempo con un certo successo, devo dire. Allora, io a Roberto devo dire che secondo me ha avuto un'idea geniale. Un'idea geniale nel senso che facendo una dimensione di questo tipo qui, hai la possibilità di affrontare degli autori che altrimenti non avrebbero una possibilità di essere visualizzati. Voglio dire che è stato molto generoso nel dare l'opportunità alla gente di poter fare senza dover metterci del capitale proprio, che è diventato impossibile pubblicare ormai, che non sei un autore consolidato, fermato. E poi c'è questa possibilità che metti tutti sullo stesso piano. Lo stesso piano, intendo un piano espressivo, una possibilità di comunicare, no? È come una frazione dove tu sei il denominatore, al numeratore metti una serie di autori che hanno tutte delle caratteristiche, delle qualità peculiari, ognuno nella propria visione. Questo è quello che penso di questa. Beh, ti ringrazio, hai fatto un sunto eccellente. In effetti lo scopo è proprio quello, non a caso il fascicolo di 24 pagine con 20 fotografie, diciamo, è un formato agile e anche sostenibile economicamente, che però dà modo appunto di far conoscere degli autori che sono comunque autori, non dico affermati, ma già conosciuti nell'ambiente. Insomma, tu da tanto tempo che fai la fotografia, Cesare Ballardini che ti ha seguito, che ti ha preceduto, Sabrina Ragucci, eccetera. Siete comunque autori che tra gli addetti ai lavori molto noti. Ecco, la speranza, la possibilità è quella magari di portarvi a un pubblico superiore con questo formato che ci consente di fare questa operazione. Ciò non di meno, i materiali che usiamo sono comunque delle carte eccellenti, una buona qualità di stampa, eccetera. E vabbè, ti ringrazio allora per questa tua opinione. Che devo dire? Io concluderei qua. Facciamo gli auguri di Natale, visto che immagino che non ci rivedremo fino all'anno nuovo, forse riusciamo a caricare un video prima dell'ultimo dell'anno, ma ecco, ci mettiamo intanto avanti con gli auguri di Natale. E volevo anche comunicare che nella nostra sede, nel periodo natalizio, ogni anno diamo la possibilità a chi voglia incontrarci di passare a vedere anche le foto degli autori con cui collaboriamo. In questo periodo diamo la possibilità di poterle acquistare, sono fotografie firmate, in alcuni casi anche numerate, e quindi ecco, se passate dalla provincia di Macerata, venite a trovarci. E niente, salutiamo tutti, tanti auguri. E arrivederci alla prossima. Ciao Francesco, grazie.